No, beh, c'è un'immagine che mi è rimasta molto impressa e penso anche agli spettatori. Il primo ministro britannico, quando l'altra sera ha dichiarato una Brexit molto netta, precisa, se vogliamo con anche una buona dose di orgoglio britannico, andando a rivedere alcuni rapporti, quelli con il Commonwealth britannico, quindi una loro propria dimensione, una loro propria fase. È chiaro che se non si capisce che l'Europa, così come è fatta, è in crisi e non funziona, continueranno ad esserci dichiarazioni retoriche da parte dei vertici europei che tutto deve essere ampliato, grande, l'Europa è la nostra grande, però alla fine i problemi restano. Il problema dell'immigrazione c'è, i problemi anche economici sono drammatici. C'è un'Europa a più velocità, una Germania che fa la spocchiosa non rispettando gli stessi trattati perché ha un surplus di crescita. Sembra una cosa paradossale, ma quando in una famiglia c'è uno dei fratelli che mangia troppo e cresce troppo e l'altro non riesce a nutrirsi, è chiaro che c'è uno squilibrio. E qui è un po' la stessa condizione, con paesi come l'Italia che faticano e sono sanzionati. Cosa dobbiamo fare e cosa deve fare Rivedere Gentiloni? le regole, mettersi al tavolo e pretendere correttamente che le regole siano riviste, perché è evidente che così come sono state fatte le regole europee non riescono a garantire a noi uno spazio vitale, ma garantiscono ad altri, penso alla Germania in primis, una capacità di dominio sull'economia e sulle scelte politiche europee. Sì, posto che la Merkel è praticamente in campagna elettorale, quindi non sarà particolarmente attenta alle nostre esigenze. La Detto tra domanda di che le noi, se la faccio io guardino è loro a questo casa loro, però 0,2, la dobbiamo fare il nostro. letterina che ci è arrivata e quindi la procedura di infrazione viene minacciata, eccetera. Dobbiamo No, infischiarcene? non c'è da infischiarsene, ma bisogna essere seri. Cioè la letterina non arriva perché adesso sono diventati cattivi, ma perché prima eravamo anche noi in campagna elettorale. Perché prima c'era un governo Renzi che aspettava il referendum e quindi tutto bravi, tutti. Adesso diciamo abbiamo Ma superato il referendum, allora che questi dobbiamo aspetti di non fare? serietà si pagano poi, perché i conti che arrivano fuori adesso non buoni, non erano buoni Arrivano allora. da lì, lei E il dice. problema delle banche non nasce il 5 di dicembre, Sì, il nasce problema mesi e del mesi fa. debito che è Cioè, sono tutte cresciuto. cose che o si affrontano in maniera seria, concreta e anche limpida, dichiarando i problemi per quelli che sono, se no vuol dire solo rinviarli dal sabato al lunedì per passare bene la domenica, con tutti i problemi che poi lunedì diventano più grossi.